Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi, 31 marzo, ricordiamo la Beata Natalia. Natalia Tulasiewicz nasce il 9 aprile del 1906 a Sieszow, in Polonia. Insegnò nella città di Poznan e durante l'occupazione militare tedesca nella sua patria partì insieme ad altre condannate ai lavori forzati per infondere loro un sollievo spirituale. Quando nell'aprile del 1944 la Gestapo la scoprì, la arrestò. Venne torturata e umiliata. Il Venerdì Santo tenne per le prigioniere una conferenza sulla passione e risurrezione del Signore. Due giorni dopo, vigilia del giorno di Pasqua, venne condannata a morte nel campo di Ravensbrück, nei pressi di Brandeburgo, morendo nella camera a gas. Venne elevata agli onori degli altari insieme ad altre 108 vittime della stessa persecuzione nazista da Papa Giovanni Paolo II il 13 giugno del 1999. Il Martyriologium Romanum la commemora il 31 marzo. Questa della Beata Natalia è una storia molto simile ad altre che abbiamo sentito, sia una persona che trova il coraggio di andare a questi lavori forzati nei campi di concentramento dove poi perde la vita per forza di cose, dando una testimonianza molto molto profonda e stando vicini alle altre persone, portando la parola di Cristo, la sua salvezza e la sua consolazione in un ambiente veramente infernale. Vicino a noi non dovrebbero esserci ambienti tanto brutti come erano quelli dei campi di concentramento, eppure ci sono luoghi in cui vige un po' la legge della violenza, in cui si ha paura, in cui si è per costrizione. Noi cristiani che posizione prendiamo rispetto a queste situazioni? Siamo coloro che scappiamo oppure coloro che hanno la consapevolezza di doversi buttare nella mischia? Non per coraggio fine a se stesso, ma perché si avverte una missione dentro molto molto forte, che è quella di portare il sollievo e portare la buona notizia della consolazione di queste ferite, anche rischiando qualcosa. Per questo chiediamo l'intercessione della Beata Natalia, affinché anche noi possiamo avere il coraggio di immergerci in una realtà non comoda per poter portare la consolazione. Beata Natalia, prega per noi.